Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video qui Dark Amateur vi parla ragazzi ma sono qua per fare perché questa postazione è strana perché devo fare questo video molto velocemente di solito non faccio mai la partita delle 18 di sabato però voglio parlarvi di questa partita specialmente perché comunque quindi farò questo video velocemente perché eh, ritorno da prima secondo me è stata una partita veramente emozionante il, il, il Napoli vince 3 a 2 io sto facendo questo video quando sta al 93 minuto ma non sappiamo in caso cui il Napoli fa un gol o magari anche la SPAL ma ricordiamo finisce 3 a 2 per il Napoli segna al 14° Lorenzo Insigne con assist di José María Callecon Mentre al 71esimo segna Callecon Poi eh, all'83esimo segna Gulam Mentre per la Spalla segna Schiattarella e Viviani Schiattarella al 13esimo e Viviani al 68esimo Viviani ricordiamo su un gol stupendo su calcio di punizione Partiamo subito da chi mi è piaciuto e chi no Per il Napoli mi è piaciuto assolutamente Callecon e Insigne Sono due giocatori che mi piacciono tantissimo Anche se comunque il Napoli non è che mi sia piaciuto proprio Eccezionalmente perché vince il Napoli, ma la spalla, secondo me, esce a testa altissima. Esce a testa altissima, ha fatto due gol a Napoli e stava cercando di pian piano guarda che riusciva a fermare il Napoli, eh, ragazzi, perché fare due gol contro il Napoli è veramente tanta tanta cosa. Infatti, la squadra di Sari eh, rischiava comunque di eh, perdere questa partita e soprattutto che, eh, di non vincerla. Ovviamente, ragazzi, mi dispiace tantissimo per Arcadius Milik. Milik, che eh, comunque, ragazzi, eh, è, usci è uscito per infortunio tutti i suoi compagni giustamente giustamente tutti così eh, sconvolti perché comunque ricordiamo che l'anno scorso è successo il casino con il suo infortunio quindi posso capire ovviamente Arkadish Milik, il voto riguardante ragazzi gli allenatori vi dico subito semplici, secondo me merita un bellissimo 6 e mezzo ha preparato un'ottima partita mi è piaciuto per la SPAL specialmente eh, il capitano Mora del, della SPAL e eh, Borien non l'ho visto per pronto in questa partita ma mi è piaciuto mi è piaciuto assolutamente molto Schiattarella Schiattarella ha giocato veramente un'ottima partita l'altra parte per il Napoli invece mi è piaciuto ripeto ho detto Insigne ed... Eh, cosa ragazzi, con eh, però eh, a voglio dare ragazzi un 6,5, lo stesso voto a Semplici perché comunque Semplici ha preparato secondo me una partita veramente molto, intanto qua è finita la partita, secondo me ha preparato una partita che ha fatto eh, la preparata proprio al bacio come si suol dire e secondo me ha fatto veramente veramente eh, un'ottima scelta, Semplici secondo me è un allenatore che, che per la spalla va Proprio ok. Quindi, ragazzi, questa è la mia. Intanto è finita la partita. Questo era il mio riassunto riguardante Spal Napoli. Complimenti alla Spal perché esce al testa altissima. Ma anche ovviamente al Napoli perché ha vinto la sua partita. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Perché oggi proprio un'analisi fatta bene sul derby della mole. Ciao, ragazzi, ciao.